Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video dove vi racconto quello che ho fatto e quanto ho speso a Bali. Poco prima di decidere che sarei tornato a casa, ho registrato il video riassunto delle spese di marzo. Nonostante fossi ancora illuso di rimanere a Bali, il video dice cose corrette, quindi ve lo faccio vedere. Ogni mese racconto quanto ho speso durante il mio mese. Sono partito il 1 marzo da San José in Costa Rica e sono atterrato il 3 marzo a Bali, qua a Canggu. Mattia di volo ha speso 1.400 euro circa. Io non ho speso niente perché io qua a Bali dovevo fare un lavoro con un'azienda che per farmi fare questo lavoro mi aveva comprato dei biglietti, poi il lavoro purtroppo è saltato per via di questa questione. Tutti i lavori che dovevo fare sono saltati, diciamo che il mio lavoro in questo momento è in stand-by, ma fortunatamente posso ancora fare video e posso ancora far crescere il mio canale, quindi non sono disperato, insomma, aspetterò solamente che termina questo momento. Di alloggio abbiamo speso 1.890 euro, che è tantissimo. Considerate che qua a Bali si trova una stanza anche a 100 euro al mese, se volete prenderla magari fuori città, una stanzetta in una casa normale, quindi una stanza in una casa condivisa, potete spendere anche 100 euro al mese. Ho conosciuto una ragazza qua a Bali che stava spendendo 70 euro per un mese per passarlo qua vicino a Canggu. Era a mezz'oretta in motorino, però lei aveva anche affittato un motorino che pagava una cinquantina di euro al mese e ogni giorno, se veniva in città, faceva avanti e indietro. Invece, se stava a casa, io ho dato invece la precedenza, la comodità e la vicinanza al centro. Quindi io stavo esattamente davanti alla spiaggia, nel posto più centrale di Canggu. Ho passato il mese di marzo in una guest house, quindi avevo due stanze doppie, una per me, una per Mattia. Poi io ho passato il mese con Chiara, quindi in una stanza doppia, e Mattia da solo una seconda stanza doppia. C'era una cucina un po' piccola. Io pensavo, quando ho prenotato questa guest house, che fosse molto più grande la cucina. Mi sono sbagliato guardando le foto, diciamo, non c'erano ancora abbastanza recensioni. Abbiamo preso un po' una sola, nel senso che abbiamo pagato veramente tanto per il servizio che c'era. Ci sono molte guest house che costano un po' di meno, però eravamo veramente veramente vicini alla spiaggia, vicino a tutto quanto, e c'era un servizio veramente ottimo. Avevamo i signori che si occupavano di tenere pulita la casa, che ogni giorno pulivano le nostre stanze. Noi lo facevamo fare ogni giorno, chiedevamo noi quando farglielo fare. Ci hanno passato addirittura le mascherine quando necessario, erano utili in tutti i sensi, era veramente comodo. Però ecco, tornassi indietro magari spenderei di meno. È stata una scelta un po' affrettata perché durante questi mesi io faccio tutto di fretta, perché tra un'intervista e l'altra ho malapena il tempo di fare i video, quindi poi, conoscendo organizzare il mese dopo, do sempre la priorità alla comodità. Anche se devo pagare un po' di più, so che lo sto investendo in questo progetto ed è solamente per questo progetto. Io generalmente sono abbastanza tirchio. Poi, come sapete, dall'11 al 14 ho avuto la febbre con le placche, mi sono molto caccato sotto, quindi da quel giorno ci siamo chiusi in casa, in quarantena anche noi. C'è stato un grande disordine perché io ho dovuto accettare di bloccare questo progetto. L'idea si è creata piano piano. Io prima non pensavo di doverlo bloccare. Io prima avevo sottovalutato questo problema, come ho detto varie volte. Interi giorni spesi a pensare a cosa fare, discutere con Mattia e con Chiara su quale fosse la scelta migliore, informarci, notizia dopo notizia cambiavano le cose. Mattia poi è dovuto tornare a casa. Gli hanno annullato il volo, ha speso però comunque 800 euro che ancora non gli hanno rimborsato. Poi ne ha spesi altri 1.400 per tornare a casa ed è riuscito a tornare. Bali è passata dall'essere totalmente indifferente al virus, quindi come se non esistesse, e pareva che l'Italia fosse, solo l'Italia fosse contagiata, pareva che fosse un nostro problema, ed è passata invece a essere come altri stati preoccupata, tutti in quarantenati, i negozi chiusi, le spiagge chiuse, quindi si è adeguata durante questo mese, anche se molti ragazzi, devo dire, non si sono adeguati. Alcuni italiani addirittura che stanno qua a Bali mi hanno scritto, mi hanno detto: "Oh, becchiamoci". Io ho detto: "Ragazzi, ma non siete in quarantena?". Io, Chiara, non so se stiamo esagerando, ma penso di no, siamo veramente serrati come se fossimo in Italia, insomma. Per quanto riguarda la disciplina, è stato un mese privo di disciplina. Io dopo la mia febbre ho anche smesso di segnarmi le varie abitudini che seguivo meno, quindi ogni tanto mi sono allenato, ogni tanto ho nuotato, c'era una bella piscina là, riuscivo a nuotare. Ho mangiato abbastanza bene perché cucinavamo, ma non ho neanche segnato le abitudini, quindi quest'altro mese aprile andrà molto meglio, ne sono sicuro. Le spese totali sono state 1.890 euro per l'alloggio, come ho detto, 400 euro per il cibo, qua costa pochissimo, è quasi gratis, anzi ne abbiamo spesi anche tanti. Abbiamo fatto la spesa dal 16 in poi, dal 3 al 16 abbiamo fatto delivery, o comunque uscivamo per andare al ristorante, poi abbiamo deciso di chiuderci in casa definitivamente. Fare la spesa e andare al ristorante qua è quasi uguale, quindi si spende quasi identico, perché il supermercato per noi turisti è molto economico. No, è molto costoso, volevo dire. Ho speso 80 euro in trasporti, principalmente taxi per fare avanti e indietro da Denpasar qua. Ho speso 526 euro in cose, di cui 500 per un drone e 26 in farmacia per comprare le mie cose per curarmi dalle placche, più i voli di Mattia che sono 1416 per venire qua, più altri 1400 per tornare a casa e altri 900 di volo per di quelli che non è riuscito a partire, però speriamo che gli rimborsino. In tutto ho speso 5.712 euro più 900 che andrebbero rimborsati. E tutto senza neanche contare i soldi spesi a inizio aprile come la villa. Di quello ne parlerò nel prossimo video. Ho speso un sacco a marzo, ma se fosse andato tutto secondo i piani, in teoria avrei dovuto spendere meno della metà. Soldi che abbiamo speso con il conto aziendale. Io
prima di partire per questo progetto ho aperto SRL in Italia fiscalmente, quindi non ho più partita IVA ma un SRL, quindi i soldi che guadagno in realtà li guadagna la mia azienda, la mia SRL. Mattia per questo progetto è il mio collaboratore, chi mi segue da tanto tempo lo sa, ma molte persone sono arrivate dopo quindi non sanno effettivamente perché Mattia stia viaggiando con me. Lui mi aiuta a fare le foto, i video, i premontati, e aiuta a girare i video. In questo momento sto girando i video con il mio iPhone 11 Pro Max e lui invece ha la fotocamera, la Sony A7S 2, l'ultima insomma. È il mio collaboratore in tutto e per tutto, io lo pago e in più gli pago le spese di viaggio perché è lavoro fondamentalmente, e le spese di viaggio le paga il conto aziendale. Lo chiarisco per tutte le persone che non hanno ben chiaro come funziona il mio rapporto con Mattia e in particolare come sto spendendo per questo viaggio. Altre spese invece che sono personali le pago con il mio conto personale, che non c'entrano con questo progetto, che non c'entrano con il lavoro. E le spese ovviamente di Mattia sue personali le spende lui con i suoi soldi. Alcuni di voi, specialmente i nuovi arrivati, si chiedono come faccio a mantenermi in viaggio, come faccio a vivere, che lavoro faccio. Faccio lo youtuber, non sono ricco, ma spero di poterlo diventare presto. In questi primi 5 mesi del mio progetto ho speso fin troppo, perché passare solamente un mese in una città non mi aspettavo che aumentasse così tanto i costi rispetto a chi vive veramente viaggiando. Ci sono veri nomadi digitali che vivono in viaggio e spendono però molto di meno di quanto pagherebbero in Italia. Quindi la vera domanda non è come fai a permetterti di viaggiare, ma è come fai ad avere il tempo magari, o ad avere la possibilità di vivere viaggiando, perché alcune persone, fortunatamente anche io, hanno la possibilità di lavorare in giro per il mondo e non necessariamente in una sede fisica. Questo periodo di smart working ci sta facendo capire che non serve necessariamente andare in ufficio o andare in un posto per moltissime professioni, non tutte, e quindi già da tempo in realtà tante aziende sono distribuite per il mondo e hanno dipendenti da tutto il mondo che quindi possono permettersi di viaggiare. Queste persone vengono chiamate in gergo nomadi digitali, potrei essere uno di loro ma per ora sono un ibrido strano. Ho fatto un video tanto tempo fa riguardo e ho fatto anche un altro video dove spiego benissimo come riesco a guadagnare, perché sembra tutta fuffa e magia nera ma in realtà è molto semplice. Guadagno con le pubblicità di YouTube e con le sponsorizzazioni con le aziende. Le pubblicità sono quelle che vedete nella piattaforma, mentre le sponsorizzazioni quando le faccio sono dichiarate, quindi lo dico sempre sia su Instagram che su YouTube. Vi linko entrambi i video in descrizione. Spero di essere stato chiaro. Così dicevo, sento di dovervi fare delle scuse, fin troppo pochi in realtà rispetto a quanto mi aspettassi. Mi hanno detto: Marcello, ma che fai questi contenuti spensierati? Ma che ci importa della tua villa a Bali? Che ci importa quando noi qua siamo messi molto peggio? Vedendo i miei contenuti sembra quasi che io stia continuando a mostrare la mia vita perfetta alla facciaccia vostra che avete problemi. Ovviamente non è così. Ho cercato di fare degli aggiornamenti su quale fosse la mia vita, perché è quello che faccio sempre. E in questi aggiornamenti io cerco sempre di mantenere il sorriso sul viso e spensieratezza, perché non ce la faccio essere solenne, drammatico. Molti ci riescono e lo lascio fare a loro. Comunque, poco prima di inquarantenarmi, io ho fatto un mezzo contenuto con un mio amico che sta qua a Bali, si chiama Igor, e purtroppo io volevo rivedere questo mio amico per poter finire questo contenuto, ma non ci sono mai riuscito, e quindi metterò questo mezzo contenuto adesso in questo video perché non so dove altro metterlo. Mi ha invitato a fare un'esperienza col guaritore di un villaggio qua a Bali. Non mi sembrava neanche il caso di fare un video dedicato a un guaritore in questo momento di emergenza, sembrava che desse segnali molto confusionari. Vi faccio vedere queste clippine fatte prima di inquarantarmi. Vaffanculo. Buongiorno ragazzi, mi trovo in questo momento in un posto sperduto qua in Indonesia. Come si chiama? Si chiama Samsam. Samsam. Samsam a Tabana. Mi ha invitato qua a Samsam per fare un'esperienza con un guaritore che tu vivi con lui in questo momento. In questo momento no, però ho vissuto con lui tanti mesi. Mi occupo principalmente di tradizioni spirituali. Sei andato 17 anni in Cina, in un tempio Shaolin. Diciamo, in Cina le due correnti di arti marziali più famose sono Shaolin da una parte, dalla parte contrapposta c'è Wudang, che è il posto in cui andai io e sono rimasto 2 anni e mezzo più o meno. Va bene, e quindi mi ha detto: senti, devi fare questa esperienza con il guaritore. Facciamo questa esperienza. Andiamo. Se non so se do. Hai idea? Prova. Relax. Ma è mani nude? Cioè, ha qualcosa sulle mani o... Turn back, please. Inizialmente pensavo che stesse toccando qualche nervo giusto, ottenendo quindi dei miei movimenti involontari, però poi mi sono accorto con certezza che mi stava proprio dando delle scosse elettriche, tanto che ero sicuro che avesse qualche strumento o attrezzo con cui mi stesse trasmettendo una corrente elettrica. Mi ha scosso tutto per un po' di tempo, poi anche Igor mi ha dato un paio di scosse e poi mi ha spiegato Igor che nella cultura orientale si parla spesso di grandi maestri che sanno fare cose pazzesche, tra cui anche sapere emettere energia elettrica dal corpo. In questo caso però era una sorta di elettroterapia casareccia, che quindi è un po' rischioso.
meravigliosa, ecco. E questo, sai, è un po' come un gioco di magia, nel senso che tu ti godi l'esperienza, che è molto bella, quando poi conosci il segreto, un po' svanisce il fascino. Questa cosa non va assolutamente ripetuta a casa, assolutamente, perché non è uno scherzo, si può rischiare veramente. Ok, ok, chiaro. Va bene. Bene, prendete questa clip del guaritore come una cosa che volevo condividere perché l'ho fatta e non come un invito a farla, insomma non c'è nessuna lezione e nessun messaggio dietro da lanciare. Comunque, da adesso riprendo i contenuti dall'Italia e continuerò finché non potrò riprendere il mio progetto dei 12 mesi, che spero di poter riprendere presto, ma penso che non potrò riprendere presto. Ed è un vero peccato perché volevo fare 12 mesi e invece farò 5 mesi in 5 paesi, pausa. Più passa il tempo meno avrà senso, ma lo devo fare ormai. Scusate per il brufolo, ho un aspetto orribile, mi sono appena svegliato, ciao!